Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente sono andato ad aprire questa scatola che vi ho fatto vedere qualche giorno fa su Instagram e ho finalmente preso il tensiometro della Park Tool. Se volete sapere come utilizzare questo attrezzo, come svolgere questo tipo di lavoro e come ottenere questi fantastici grafici, guardate il video fino alla fine e buona visione. Usare il tensiometro risulta indispensabile quando andiamo a costruire una ruota da zero, ovviamente abbinandoci anche un ottimo stand centraruote, e anche quando andiamo a fare manutenzione alla nostra ruota in seguito purtroppo a magari una caduta che ha portato alla sua deformazione. Non tutti sanno però che il tensiometro è molto utile anche per fare manutenzione preventiva alle nostre biciclette. Infatti potrebbe benissimo capitarci che noi vediamo la nostra ruota girare perfettamente dritta, senza nessuna deformazione. Però tutti i raggi potrebbero essersi smollati di una quantità bene o male simile, quindi questo allentamento non porterà a nessuna deformazione della ruota, però non ci sarà più tensione all'interno di essa, quindi potrebbe benissimo capitare che durante una nostra uscita la ruota ceda con una nostra successiva caduta e noi vogliamo evitare questo. Utilizzando il tensiometro in maniera piuttosto regolare possiamo assolutamente evitare questo tipo di problematica. Quello che andremo a fare adesso sarà misurare la tensione di ogni raggio, sia della mia mountain bike sia della bicicletta da corsa. Diciamo che nella bicicletta da corsa mi aspetto di avere dei risultati bene o male ottimi, in quanto è appena stata controllata da un ciclista, mentre invece la mountain bike mi aspetto di avere dei risultati disastrosi perché si vede proprio che ha le ruote a banana, mentre invece quelle della bicicletta da corsa sono belle dritte. In ogni caso, una volta controllata la tensione di tutte le ruote, quello che farò sarà limitarmi insieme a voi ad analizzare i grafici e fare qualche considerazione. Non andrò quindi a raddrizzare le ruote perché per farlo mi serve lo stand centraruote che purtroppo ancora non ho comprato, ma vi prometto che in uno dei prossimi video arriverà e centreremo le ruote insieme. Come ho detto, non ho molta esperienza in questo tipo di lavorazioni. Quindi ho guardato un pochettino di video online e grazie ai loro video, grazie ai loro tool e soprattutto grazie alla loro applicazione sono dell'idea che Park Tool abbia il sistema migliore. Quindi quello che vi spiegherò è il loro metodo di approccio. Quello che vi serve è un iPad, un computer, un telefono, qualsiasi cosa che abbia una connessione internet in modo da riuscire ad andare sul loro sito e appunto avere accesso all'applicazione. Poi vi servirà dello scotch di carta, un pennarello, un calibro, una calamita e ovviamente il loro tensiometro. Se seguite questo metodo, il mio consiglio è di usare assolutamente il loro della Park Tool. Questo perché l'indicazione qui dal tensiometro non ha un'unità di misura che potrebbero essere chilogrammi forza o qualsiasi altra. Quello che vi dà è soltanto un numero senza unità di misura. Questo perché questo tensiometro può essere utilizzato su praticamente tutte le tipologie di raggio. Quindi poi, in base al numero che avrete e in base al raggio che ha montato la vostra bicicletta, andrete tramite una tabella di conversione a capire quant'è esattamente il valore della tensione. Se usate il loro tool con un altro tensiometro che magari riporta dei valori differenti, non vi tornano più i valori e quindi rischiate di fare soltanto una gran confusione. Come prima cosa dobbiamo entrare sul sito della Park Tool. Vi lascio il link in descrizione così potete andare a colpo sicuro. Una volta entrati, clicchiamo sulle tre righette del menu e successivamente su Wheel Tension Up. Una volta entrati, facciamo scorrere le istruzioni e l'applicazione vuole sapere il primo parametro da impostare. In pratica ci chiede di che materiale siano i nostri raggi. Possiamo scegliere tra alluminio, acciaio. L'applicazione vuole sapere di che materiale sono i vostri raggi. Potete scegliere tra acciaio, alluminio, carbonio, titanio e PBO. Per chi non lo sapesse, il PBO è quel materiale composto da singoli filamenti di fibra. Se non sapete di che materiale sono i vostri raggi, quello che potete fare è prendere una calamita. Vi basterà appoggiare i raggi e vi accorgerete che se viene a tratta i raggi sono di acciaio, altrimenti in caso contrario sono di alluminio. Sì, lo so benissimo che comunque anche le ruote in carbonio, titanio e PBO non sono magnetiche, lo so benissimo.
Il discorso che io faccio è che se voi avete una ruota di quel tipo, saprete più di me quanto l'avrete pagata e quindi ovviamente penso che non avrete neanche problemi a ricordarvi di che materiale sia. Una volta quindi stabilito di che materiale sono i raggi, si sblocca un'ulteriore finestra in un'applicazione che ci chiederà di mettere le dimensioni appunto del nostro raggio. Innanzitutto la forma della sezione, se circolare oppure allungata a lama. E successivamente le dimensioni. Nel mio caso parto dalla bicicletta da corsa, quindi avrò una sezione a lama, uno spessore di 1,1 mm, mentre una larghezza di 2,8 mm. Una volta impostati questi dati, l'applicazione calcola la tabella di conversione specifica per la nostra ruota, in modo tale che possiamo capire i valori che leggiamo sul nostro tensiometro esattamente a quanto corrispondono in chilogrammi forza. Detto questo, sotto la tabella di conversione si apre un'ulteriore tabella. In questa tabella dobbiamo inserire quanti raggi ha la nostra ruota per ogni lato, nel mio caso sono 12 a destra e 12 a sinistra, e in più possiamo scegliere il livello di accuratezza, di tolleranza che vogliamo avere nella nostra misurazione. In questo caso, visto che è la prima e non voglio fare il pignolo, lascerò 20%, che è la tolleranza più ampia che posso scegliere. Bene, una volta fatto queste operazioni preliminari, non ci resta che andare a misurare la tensione di ogni singolo raggio e andarla a inserire in questa tabella. Per comodità, quello che io vi consiglio è di numerare ogni singolo raggio applicando un pezzettino di scotch in questo modo, come sto facendo io, in modo tale da non confonderci e non rischiare di prendere due volte la misura sullo stesso raggio, e anche perché così, una volta che avremo lo stand per il centraggio, non rischieremo di confonderci e tirare il raggio sbagliato. Non perdiamo tempo, iniziamo subito a fare le misurazioni. Quando schiaccio, questo perno, come vedete, si abbassa, quindi non devo fare altro che premere, andare a incastrare il raggio tra questi perni e andare a rilasciare. Una volta rilasciato, questo indicatore si fermerà su questa scala graduata e ci indicherà un valore. In questo caso si è fermato a 16. Per rimuovere l'attrezzo andiamo di nuovo a premere, il perno si abbassa e noi togliamo l'attrezzo. Bene ragazzi, ho completato questo procedimento, ho preso tutti i valori sia da un lato che dall'altro lato, li ho inseriti nell'applicazione sul sito ParkTool e ho estrapolato un po' di dati. Adesso li vediamo insieme. Ecco, questi sono i dati. Come vedete ci sono un sacco di triangolini rossi, ma ne parliamo tra un attimo. Quello che volevo farvi vedere adesso era che alla fine dell'inserimento dati avete la possibilità di inserire tutti i dati della vostra bicicletta, quindi se state facendo lavoro per un'altra persona o se soltanto volete tenere uno storico dei vostri lavori, potete farlo salvando in questo modo la schermata e in questo modo vi potrete creare dei documenti PDF da conservare. In questa tabella riepilogativa abbiamo la tensione media della nostra ruota, lato sinistro e lato destro. Vediamo che il lato sinistro è più tirato, 98 kg forza, rispetto al lato destro, che è soltanto 78. Questo ha senso anche perché a sinistra c'è il disco del freno, quindi ci può stare che la tensione generale sia leggermente più forte. Abbiamo la deviazione standard di tensione. Questo numero deve essere il più basso possibile, infatti indica di quanto la tensione generale della ruota si allontana dal valore medio. Più vicino allo zero, più significa che tutti i raggi sono equilibrati e tensionati alla stessa misura. In questo caso abbiamo nella parte destra un bel 47, infatti come vedrete la parte destra è molto più fuori tensione rispetto alla parte sinistra. Proseguendo abbiamo i limiti che noi abbiamo impostato, ovvero quello del 20%. Infatti questi numeri indicano la tolleranza rispetto al valore medio che è 98, sommando il 20% e sottraendo in questo caso il 20%. Quando la tensione sul nostro raggio va fuori da questi valori, come potete vedere in quest'altra tabella, vengono segnalati da un punto esclamativo. In questo caso addirittura la lettura era zero perché il raggio era completamente molle. Purtroppo me ne sono accorto facendo questo lavoro. Andiamo su adesso a vedere il grafico. Come vedete la parte arancione, quella di destra, è molto più discontinua rispetto alla parte azzurra, quella sinistra, che comunque non è che sia messa benissimo. La cosa che mi lascia molto perplesso è che comunque la ruota gira piuttosto dritta, non noto grosse deformità, anche non avendo il centraruote, comunque così a occhio non ho riscontrato praticamente nessun problema. È sicuramente da sistemare perché appunto come vedete c'è questo raggio, il numero
6, che addirittura dal lato destro, come vi dicevo, va a 0. Per questo motivo non mi vengono adesso molte altre considerazioni da fare, se non che questa ruota conciata in questo modo sia veramente uno schifo. E quindi non oso immaginare come sia messa la mountain bike, dato che questa mi sembrava buona. Per darvi l'idea di come dovrebbe apparire una ruota normale, ve lo faccio subito vedere. E dovrebbe avere più o meno questo aspetto. Se le vostre ruote non sono conciate come le mie, dovreste trovarvi più o meno in questa situazione. E solitamente questo intersecamento di linee, che in questa figura è ancora più marcato, sta ad indicare che il cerchio si è piegato in seguito ad un impatto. Tornando al mio caso, come vi dicevo, possiamo aumentare o diminuire la tolleranza e quindi possiamo fare un lavoro più o meno preciso. Possiamo arrivare fino al 5%, soltanto che in questo caso avrò ovviamente tutti i triangolini rossi, dato che già con il 20% la mia ruota faceva veramente vomitare. Per questo motivo, con estremo disappunto, mi sembra inutile continuare il video per controllare anche la mountain bike. Quello che farò adesso, come già vi anticipavo prima, è acquistare sicuramente il centraruote. Cercare di dargli una sistemata, sicuramente partendo da zero, e cercare di risolvere questa situazione. Devo essere sincero, non voglio prendermela con il ciclista che mi ha fatto questo lavoro perché, innanzitutto, quando gliel'ho portata non mi ha fatto pagare assolutamente niente e mi ha sistemato sia la ruota davanti che quella dietro, se ricordo bene. E in più mi aveva già detto che comunque la ruota era abbastanza conciata, siccome non gli avevo mai fatto manutenzione. Tutti i nipple erano leggermente corrosi, quindi quello che mi ha detto che ci sarebbe stato da fare era cambiare tutti i raggi, tutti i dadini, appunto i nipple dove si vanno ad avvitare e fare da capo un lavoro da zero, perché quello che mi aveva fatto sarebbe stato momentaneo. Quello che mi viene da pensare è che, appunto, essendo i nipple leggermente corrosi, abbiano perso tensione molto velocemente. Anche se la bici l'ho usata poco e diciamo questo inverno è rimasta parecchio tempo parcheggiata, però appunto mi aveva messo in guardia a questo problema. Quindi non voglio dire che il ciclista mi abbia fatto un cattivo lavoro, anzi, secondo me è stato appunto onesto. Detto questo, non mi rimane che rimboccarmi le maniche, continuare giusto per tenermi allenato e per avere uno schedario di partenza, testare tutte le ruote di tutte le mie biciclette. E non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Se volete aggiornamenti su come proseguono le mie misurazioni, seguitemi su Instagram dove penso che pubblicherò i risultati che ottengo. E basta, fatemi sapere se questo video vi è stato utile. Spero di sì, anche se io personalmente ho risolto ben poco. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!